Nel luglio del 1951 in America usciva un romanzo che iniziava così. Se davvero avete voglia di sentire questa storia, magari vorrete sapere prima di tutto dove sono nato e come è stata la mia infanzia schifa e che cosa facevano i miei genitori e compagnia bella prima che arrivassi io. Questo romanzo si intitolava The Catcher in the Rye ed ebbe subito un grande successo, soprattutto in America, ripeto, stiamo parlando degli anni 50. Perché ebbe successo? Perché praticamente rappresentava la bandiera di quella generazione tra i 25 e i 30 anni che si ribellava al sistema, alla vita che gli veniva imposto dall'alto, che rifiutava quindi la vita che si menava in quel periodo in America, e quindi diventò proprio un modo di protesta proprio per tutta questa generazione. Un libro che a distanza di 70 anni ancora vende tantissimo in tutto il mondo, e in Europa arrivò soltanto nei primi anni 60. In Italia arrivò appunto nel 1961 e fu tradotto dall'editore Einaudi, che non tradusse il titolo, perché il titolo praticamente non vuol dire niente, ma lo chiamò semplicemente Il giovane Holden, scritto da David Jeremy Salinger. Se davvero avete voglia di sentire questa storia, magari vorrete sapere prima di tutto dove sono nato e come è stata la mia infanzia schifa e che cosa facevano i miei genitori e compagnia bella prima che arrivassi io e tutte quelle bagianate da David Copperfield. Ma a me non mi va proprio di parlarne. Primo, quella roba mi secca, e secondo, i miei genitori riverebbero un paio di infarti per uno se dicessi qualcosa di troppo personale sul loro conto. Sono tremendamente suscettibili su queste cose, soprattutto mio padre, carini, tutto quanto, chi lo nega, ma anche maledettamente suscettibili. D'altronde, non ho nessuna voglia di mettermi a raccontare tutta la mia dannata autobiografia e compagnia bella. Vi racconterò soltanto le cose da matti che mi sono capitate verso Natale, prima di ridurmi così a terra da dovermi venire qui a grattarmi la pancia. Holden è un giovane che è stato espulso dal college dove studiava, è stato bocciato in 3 materie su 4, si è salvato soltanto in inglese, e i genitori ancora non sanno niente. Ci sono le vacanze di Natale e lui deve tornare a casa. Allora decide di partire il giorno prima della chiusura delle scuole e ha qualche dollaro in tasca e se ne va vagabondando per New York. A un certo punto sogna di andarsene in California a rifarsi una nuova vita, pensate a un ragazzo di 16 anni. Tutto qui, il romanzo è tutto qui. Questo ragazzo che viene espulso dal college e quindi ritarda il più possibile l'arrivo a casa e quindi presentarsi davanti al padre e dire: papà, sono stato espulso dalla scuola. Tutto qui. Tutto qui sarebbe poca roba se non ci fosse dietro questo ragazzo di 16 anni. E tutto questo, il suo modo di fare, il suo modo di raccontare, dice un sacco di stupidaggini, un sacco di cose, un sacco di bugie, però in tutto quello che fa, in tutto quello che dice, c'è qualche cosa di profondo, qualche cosa che dà proprio la ricchezza a questo libro. Adesso, vedere e dire, raccontare che cosa Holden appunto fa nel suo vagabondare per New York, bisognerebbe leggere un po' tutti i libri, io l'ho letto e quindi lo consiglio un po' a tutti. Però, possiamo dire qualche cosa e proviamo a farlo. Proprio all'inizio del libro, proprio più o meno all'inizio del libro, Holden racconta e ricorda quando sua madre gli regalò un paio di patte in rotelle. E dice: ogni volta che ricevo un regalo, provo sempre una punta di tristezza. Una frase, tutta qua. Quindi, pensate, uno vi fa un regalo. La prima cosa è la contentezza, la seconda cosa è lo stupore, la terza cosa è la curiosità, a scartare il regalo. Invece Holden che cosa vede? Vede il quarto stadio. Non vede le reazioni banali, non vede la reazione di prima fila, quindi la contentezza, invece la curiosità, lo stupore, no. Lui vede direttamente la tristezza. Perché? Perché è vero, un po' a tutti, pensateci bene, un po' a tutti, quando noi riceviamo un regalo vi è sempre quel punto di tristezza. Distanza che è detta dal fatto che magari uno si sente in imbarazzo, uno perché pensa, vabbè, forse non me lo sono meritato, uno perché pensa, che ne so, ma perché poi mi hanno fatto questa cosa? Quindi quel velo di tristezza c'è sempre, e quello, la prima reazione è quella che coglie Holden. Quindi è come un ribellarsi alle situazioni banali per cogliere proprio le ultime reazioni in cui lui si sente un genio. È tutto così il libro,
è tutto un viaggio attraverso il mondo di quarta fila, attraverso le reazioni di quarta fila. Un caso caratteristico è per esempio le anatre di Central Park. Adesso pensate, in Central Park vi sono grossi stagni, vi sono grossi laghi, in cui vi sono queste anatre che nuotano. Allora uno vede le anatre, è bello, le dà da mangiare, eccetera. Che cosa fa Holden? A tutti, alle sue, alle persone normali, a tutti, chiede sempre ai tassisti, fa sempre la stessa domanda, dice, scusa, tu hai visto sempre al parco ci sono le anatre? Ah, sì. Dice, ma in inverno queste anatre dove diavolo finiscono? Dove finiscono quando il lago è tutto ghiacciato? Un classico, quindi una classica, diciamo, domanda di quarta fila. Cioè uno non pensa alla bellezza dell'anatra in sé che nuota in questo laghetto, no. Dove vanno a finire le anatre? E quindi il racconto è tutto così. Salinger era uno scrittore che, diciamo, quando parlava di cose serie, usava una penna molto leggera. Più le cose diventavano serie, più la penna si faceva leggera. Forse la situazione più seria di tutto il romanzo è quando a un certo punto Holden ha desiderio di andare a trovare la sorellina. Abbiamo detto che lui era partito il giorno prima delle vacanze di Natale, i genitori non sapevano niente che sarebbe tornato a casa. E allora aveva avuto questo desiderio a un certo punto del romanzo, diceva vorrei andare a trovare mia sorella, una ragazzina che si chiamava Phoebe, di 10 anni, vuole andare a trovarla e deve andarci di notte, cioè di nascosto, entra di notte nella sua stanza, di notte, diciamo di sera, e per paura anche di svegliare i genitori che poi alla fine non c'erano nemmeno perché erano usciti per andare a una cena. Allora entra di soppiatto appunto nella casa dei genitori, entra nella stanza della sorella, la sveglia, si abbracciano, sono contentissimi e pensate a questi due ragazzi, uno di 16 e uno di 10 anni, che stanno sul letto così a raccontarsi le cose. Holden racconta alla sorellina Phoebe che lui riteneva, diceva che era la saggia della casa, la persona, lui diceva che era un genio praticamente sua sorellina, e infatti questo è vero, Salinger dava molta importanza al mondo proprio dei bambini, perché era il mondo meno contaminato di tutti, meno contaminato appunto dagli adulti, dalla vita degli adulti. Ebbene, racconta tutto alla sorellina. La sorellina dice, papà questa volta ti ammazza. E però lui racconta, non fa caso a quello che gli dice la sorellina, racconta tutte le cose. A un certo punto però esce fuori la vecchia Phoebe, la vecchia saggia Phoebe. La vecchia saggia Phoebe che dice, vabbè d'accordo, tu adesso mi hai detto questo, i genitori sono tutti stupidi, i professori sono ignoranti, non capiscono niente, quindi questa ribellione a un certo punto. Dice, vabbè, ma fammi capire, ma tu, che cosa vuoi fare da grande? Questa è una domanda che inchioda un po' tutta la generazione, tutta quella generazione che abbiamo visto si ribellava, di cui appunto questo libro è il portavoce. Dice, d'accordo, tu, sono tutti stupidi, non capiscono niente, ma fammi capire, ma tu alla fine che cosa, qual è la cosa che vorresti fare? Dice Holden, ma io voglio fare l'avvocato, il professore. Questa non è una risposta, dice Phoebe. Tu mi devi dire che cosa vorresti fare da grande. La inchioda praticamente Holden. Lo inchioda, non sa che cosa dire. Però a un certo punto Holden risponde e se ne esce proprio con una frase e con una risposta proprio di quarta fila. Allora Holden trova appunto una risposta a quello che gli chiede la sorellina. Che cosa vuole fare da grande? Che cosa voi volete fare da grande, la vostra generazione? E Holden allora riesce a cogliere questa idea di quarta fila, che è questa. Sai cosa mi piacerebbe fare? Dissi. Sai cosa mi piacerebbe fare se potessi fare quell'accidente che mi gira, voglio dire? Cosa? Smettila di bestemmiare. Sai quella canzone che fa se scendi tra i campi di segale e ti prende al volo qualcuno? Io vorrei... No, dice se scendi tra i campi di segale e ti vieni incontro qualcuno, disse la vecchia Phoebe. È una poesia di Robert Burns.
Lo so che è una poesia di Robert Burns, però aveva ragione lei. Dice proprio: se scendi tra i campi di sigari ti viene incontro qualcuno. Ma allora non lo sapevo. Ma credevo che dicesse ti perde proprio qualcuno, dissi. Ad ogni modo, mi immagino sempre tutti questi ragazzini che fanno una partita in quell'immenso campo di segale, eccetera, eccetera. Migliaia di ragazzini e intorno non c'è nessun altro, nessun grande, voglio dire, soltanto io. E io sto in piedi sull'orlo di un dirupo pazzesco e non devo fare altro che prendere al volo tutti quelli che stanno per cadere dal dirupo. Voglio dire, se corrono senza guardare dove vanno, io devo saltare fuori da qualche posto e acchiappare. Non dovrei fare altro tutto il giorno, sarei soltanto l'acchiappatore nella sigara. E via dicendo, lo so che è una pazzia, ma è l'unica cosa che mi piacerebbe veramente fare. Lo so che è una pazzia. La vecchia femmina non disse niente per molto tempo. Poi quando finalmente si decise a dire qualcosa, tutto quello che disse fu: papà ti ammazza. Che cosa ti piace fare da grande? L'acchiappatore dei bambini in un campo di sigara. D'acchiappatore di un bambino in un campo di segale, un bambino che sta per cadere in un dirupo. Bellissima risposta. Ma un po' tutto quello che racchiude, dice il modo di pensare, di quarta fila, proprio una risposta di quarta fila tipica di Golden. L'acchiappatore in un campo di segale, The Catcher in the Rye. Titolo del libro. Quindi pensate a Einaudi che tradusse il giovane Holden, perché? Perché non c'era un corrispettivo, l'acchiappatore in un campo di segale, che vuol dire? Si scopre proprio alla fine del libro. Prima di chiudere, naturalmente, vi beccate l'ultima parte del libro, che sono le ultime pagine del libro, che sono una frase che sono molto belle. E anche qui raccolgono un pensiero proprio alla Holden, un tipico pensiero di quarta fila, un pensiero nascosto. E qui il pensiero di Holden è sul gesto di raccontare, di narrare. Credo che la cosa che qui scrive Salinger sia una cosa bellissima, è proprio sullo gesto dello scrivere addirittura. Insomma, chi è che scrive? Uno scrive perché non sa fare altro, uno scrive perché, vabbè, vuole anche guadagnare qualche cosa, ma pensa di vendere tanti libri e quindi di guadagnare. E uno scrive insomma perché si è anche un po' vanitosi, in un certo senso, perché insomma non sa fare altro, quindi ci sono molte ragioni ragionevoli per cui uno scrive dei libri. Ma dietro tutte queste cose, credo che ci sia proprio questa cosa qui che appunta, che scrive Salinger, che scrivere è un modo di recuperare una sorta di nostalgia per le cose che tu scrivi. Infatti il libro si chiude in questo modo. DB mi ha domandato che cosa ne pensavo io di tutta questa storia che ho appena finito di raccontarvi. Non ho saputo che accidenti dirgli. Se proprio volete saperli, non so che cosa ne penso. Mi dispiace di averla raccontato a tanta gente. Io so per il giusto soltanto che sento un po' la mancanza di tutti quelli di cui ho parlato. Perfino del vecchio Snedler e del vecchio Harvey, per esempio. Credo di sentire la mancanza perfino di quel maledetto Morris. È buffo. Non raccontate mai niente a nessuno. Se lo fate, finisce che sentite la mancanza di tutti.